70 milioni di anni fa, il Tibet era bagnato dal mare. Poi il continente indiano e quello cinese cominciarono a muoversi l'uno verso l'altro. Da quello scontro scaturì la catena dell'Himalaya e al centro fu spinto verso il cielo l'altopiano del Tibet. Il Tibet è stato da sempre considerato uno scrigno di tesori. Vi sono formiche grandi come cani, che formano cumuli d'oro scavandosi la tana, scriveva Erodoto. Lao Tse, alla fine della sua vita, sedette su un bufalo e partì per un misterioso paese dal quale non sarebbe mai più tornato, il Tibet. Con Andrea, il direttore di Asia, e la sua squadra tibetana, siamo di nuovo sulla strada. Ci aspettano migliaia di chilometri, il freddo e l'aria sottile dei 5.000 metri. Cieli in movimento, altopiani ghiacciati, cascate, torrenti, grandi fiumi, montagne e laghi sacri. Il nostro viaggio nel Tibet nord-orientale sarà sempre accompagnato dall'acqua. Dal corridoio bianco delle montagne di Amnima Chen risaliamo verso ovest alla ricerca delle sorgenti del Machu, il fiume giallo, uno dei quattro giganti d'acqua che nascono dalle montagne di questa terra. Troviamo un fiume già adulto, un frammento liquido di cielo e di terra che parla sommessamente negli ultimi riflessi del giorno. Tutto passa sotto il cielo, mi dice, ma tu cerca una tenda nera e ascolta le voci dei nomadi e delle mandrie che ti attraversano la strada. Per trovare il senso di questo viaggio, devi andare da loro. I nomadi tibetani sono gli ultimi eredi delle grandi tradizioni pastorali un tempo diffuse ovunque sulla terra. Nomade non è colui che vaga senza fissa dimora, ma è il pastore che segue gli stessi percorsi di migrazione del suo bestiame. Un'altra notte gelida e un nuovo giorno di pascoli. Finora le tende che abbiamo incontrato sono quasi tutte bianche. E i nomadi, con i loro animali, appaiono e svaniscono come se appartenessero ad un altro mondo, ad un'altra realtà. Ancora un centinaio di chilometri e la realtà in questo pascolo è un villaggio fantasma di casette a schiera, grigie, fredde, inanimate. È il resettlement, il futuro dei pastori nomadi nei disegni del governo della Repubblica Popolare Cinese. La sedentarizzazione in cambio di un compenso in denaro. Via gli animali, via le tende, via dalla terra. In questa regione sono già stati sedentarizzati più di 150.000 nomadi, circa un terzo dell'intera popolazione. I nomadi, da sempre liberi e non sottomessi, vengono così assimilati e ridotti in povertà. Molti però non cedono e resistono ancora. Siamo scesi a sud e adesso deviamo nuovamente verso est. Altre montagne, altri altopiani, altra acqua, oltre gli alti passi e le preghiere affidate al vento freddo dell'autunno. La macchina si è fermata. Acquattata sul pascolo come un grosso insetto, una tenda nera ci aspetta. Ogni tenda ha i suoi cani da guardia che possono essere molto feroci. Oggi per fortuna sembrano tranquilli. Lo staff tibetano di Asia con cautela scende a presentarsi e in pochi minuti siamo accolti dalla famiglia di Tupka, in camicia gialla e gilet rosso, e di suo fratello Sonam. È la metà di settembre. Sono da poco tornati dai pascoli estivi ad una settimana di marcia e di cavallo. E con le altre 50 tribù di questa valle si apprestano a passare qui i 9 lunghi mesi del rigido inverno tibetano. Per terra, davanti alla tenda, ci sono ancora i basti per caricare gli animali.
dei solidissimi manufatti di legno, con una spessa imbottitura di pelo di yak, che sembrano sculture astratte. How do they tie with this? It's usually it's like this. Okay. And then they put things on. Yes. Improvvisamente succede qualcosa. I cani hanno avvistato una coppia di lupi. Abbaiano ferocemente, rizzano il pelo, poi scattano verso il pascolo e i lupi si ritirano. Fiero dei suoi mastini, Sonam mi mostra la fionda che un tibetano per ogni evenienza ha sempre con sé. Un piccolo uomo, una fionda di lana e un sasso. È un'immagine antica. Sì, mi piacerebbe provarla, ma una fionda tibetana ha bisogno di un addestramento tibetano. Gli uomini ridono e Tupka ci invita nella sua tenda. È il momento che aspettavamo. La tenda lentamente si trasforma in un teatro, un palcoscenico naturale. Tupka stende sulla terra i teli di feltro e i tappeti, mentre sua moglie tiene vivo il fuoco con lo sterco secco degli yak. Le figlie si cambiano e indossano i pesanti gioielli di famiglia. È il rituale dell'accoglienza. Si è alzato il vento del nord. Il cielo si è coperto e la temperatura scende di colpo. Tupka e Andrea stanno ricordando la drammatica nevicata del 1996. I pascoli erano ghiacciati. Morirono milioni di animali. Da allora è cambiato molto. Cominciamo a costruire case per l'inverno accanto alle tende. Fu un inverno terribile. E per 4 anni Asia lavorò con i nomadi, distribuendo 100.000 capi di bestiame, tonnellate di orzo e farina, tende, coperte, medicine. Anche adesso la situazione economica è difficile. Vivere è molto costoso. Noi nomadi non possediamo i campi, non coltiviamo. Alleviamo animali. Facciamo questo per vivere. Prima gli animali potevano pascolare e cibarsi liberamente. Adesso i pascoli sono tutti recintati. L'erba non è più sufficiente. Gli animali sono la nostra vita. Ci danno carne, burro, latte, combustibile per il fuoco. Ci danno la pelle e il pelo per le nostre tende. Adesso quasi tutte le famiglie usano tende bianche. Economiche, leggere, ma più fredde, meno resistenti. Vanno bene per i pascoli estivi. Sta cominciando a piovere, a nevischiare. L'apertura centrale sopra la cucina la chiamano la porta del cielo, opposta ai fuochi la porta della terra. Questa è una tenda costosa. È naturale, fatta da noi. L'hanno tessuta le donne con il pelo più lungo degli yak. L'abbiamo cucita tutti insieme. Ha più di 20 inverni e col tempo diventa sempre più impermeabile. Il tempo sta peggiorando, ma la porta del cielo rimarrà sempre aperta. E la tenda sembra davvero impermeabile. È solo una bolla d'aria tiepida. C'è solo una coperta di lana tesa tra noi e il cielo. Eppure ci si sente al sicuro, in un luogo protetto. Tupka non è solamente il capofamiglia, ma ha lo sguardo e l'autorità di una guida spirituale, di un maestro. Tra i nomadi funziona l'esempio. Ho messo questa tenda qui, sulla strada, proprio per questo. Penso che il mio compito sia trasmettere le conoscenze tradizionali ai miei figli, ai giovani tibetani. Con il lama di questa valle stiamo aprendo una scuola per i bambini. Mentre Tupka parla, rivedo le scuole costruite da Asia. Le aule e i banchi affollati dai piccoli nomadi delle montagne brulle di Yugno e le 500 ragazze del collegio femminile di Golo. Quello che temo di più è che la cultura tibetana scompaia per sempre. Parlando, Tupka indica tutto con le mani.
Sembra che dia vita e presenza alle montagne, alle sorgenti, ai pascoli e ai luoghi sacri della sua valle, come se fosse a casa nel mondo. Siamo abituati ad affrontare i cambiamenti. I cambiamenti sono inevitabili, ma ora tutto cambia troppo in fretta. Stanno costruendo ovunque. Ci offrono soldi e case, ma se noi abbandoniamo i pascoli e i nostri animali, cosa resta di noi? I soldi finiscono e finisce anche la nostra libertà. Hai perso il contatto con la terra, con la tribù, con le tue radici. Hai perso tutto. E allora? Sento dolore per quello che sta succedendo. Un grande dolore. Sono i giovani che possono mantenere in vita la nostra tradizione con fierezza e coraggio. È la nostra storia, la nostra via nel mondo. È tutto quello che abbiamo da quando siamo su questa terra. Il fiume giallo aveva ragione. Il cuore del nostro viaggio è qui, sotto una tenda nera, nelle parole e nei gesti quotidiani di questa famiglia di nomadi. Le stesse parole con cui Andrea mi aveva invitato a viaggiare con lui. Il nevisco si è trasformato in pioggia. Tubka annuisce e ci saluta così. Molta acqua. È un buon segno. Il nostro incontro è propizio. Il canto della gioventù è il canto degli dèi. Il canto puro, l'armonia sacra. Il torrente di gioventù del giovane popolo del Tibet. Ascolta la chiara melodia dell'acqua che scorre, l'eleganza magnifica e furente dell'acqua, acqua del cielo in primavera, acqua delle sorgenti, acqua delle rocce, acqua delle slavine, acqua delle valli, acqua di gioia, dalla mente aperta e il corpo vigoroso. Tu sei testimone della storia, rifletti il sorgere e il declino del Tibet, accogli le nuove correnti, ascolta le nostre domande, rendi visibili le speranze future. Ascolta le domande dei giovani del Tibet. Yeah, I'm not so much.